La prima puntata di Standing Ovation, talent nuovo di Zecca, condotto da Antonella Clerici su Rai 1, parte con 4,3 milioni di spettatori. Un buon risultato per la nostra amata Antonellina, che venerdì 17 è apparsa energica, dinamica, attenta anche a tenere a bada i giurati. Neck, Romina Power e Loredana Bertè hanno ascoltato coppie di grandi e piccoli esibirsi nel brano prescelto, ma non sono mancate polemiche, anche piuttosto pesanti, contro alcuni giovanissimi cantanti in erba. In particolare al centro del polverone mediatico è finito Valerio, ragazzo di 13 anni col ciuffo colorato, che ha cantato in coppia con Fabiola prima di ricevere aspre critiche e avvertimenti severissimi dalla Bertè. La rocker in giuria, infatti, terminata la sua esibizione, ha tuonato contro l'aspirante cantante e il suo ciuffo e lo ha poco carinamente invitato a cambiare mestiere. Non ci pensare nemmeno di fare questa strada, ha detto la Bertè, e soprattutto guarda meno televisione, guardi troppo Cristiano Malgioglio. Sul web pioggia di critiche contro l'azzardato giudizio di Loredana nei confronti del tredicenne. Dite alla Bertè, ha scritto qualcuno, che se lei ha avuto un'infanzia priva di sogni, non ha il diritto di infrangere quelli di un bambino di 13 anni. Anche Cristiano Malgioglio, dopo la gaffe, se così possiamo chiamarla, di Loredana Bertè, è entrato nel merito della questione e ha detto la sua su Twitter. La Bertè, troppo simpatica nel dare giudizi, si meraviglia del mio ciuffo, lei è talmente triste che mi fa tenerezza, ha cinguettato inizialmente Malgioglio, poi ha preso di petto la cantante e le ha consigliato di incoraggiare i bambini piuttosto che umiliarli.